In tempi di crisi bancarie e prelievi forzosi, il caso di Cipro insegna, si potrebbe pensare che tenere i soldi sotto il materasso sia la scelta migliore. Il caso di un'anziana signora cinese che ha visto i suoi risparmi divorati dalle termiti dimostra però il contrario. Nel suo caso il prezioso malloppo di 400.000 yuan, quasi 50.000 euro, un regalo dei figli, era stato accuratamente riposto in un sacchetto di plastica dentro ad un cassetto. 6 mesi dopo la signora si è dovuta arrendere ed è andata in banca per la conta dei danni questa volta. Risultato: banconote divorate per oltre 7.000 euro. Per buttare via dei soldi, tanto valeva metterli in banca.